solo qualche sciocco che scrive su un giornale abusivo poteva pensare che noi oggi facessimo un insediamento ufficiale. Oggi noi vogliamo solo dimostrare che c'è una maggioranza di consiglieri regolarmente eletti che vogliono cominciare a lavorare per il bene dei territori. Ci sono rappresentanti di Siracusa, di Ragusa, di Catania che vogliono portare avanti un discorso insieme per le categorie. Altri scherzano. Io voglio solo dire una cosa: in questi giorni per la prima volta la Camera di Commercio di Catania, ma tutte le altre, non potranno erogare il contributo in favore dei Cofidi. Questi sono i risultati a cui stiamo arrivando. Alcune Camere di Commercio hanno chiesto aiuto in questi giorni, altrimenti non potranno più pagare stipendi e pensioni. E intanto si continua a giocare. Sia chiaro, si gioca, in tutto questo c'è il vergognoso supporto della Regione Sicilia e c'è la vergognosa attività dell'Union Camere Nazionale che cerca con trucchetti vari di far saltare una fusione che ha fortemente voluto e che oggi osteggia solo perché ha perso le elezioni. E credo che non faremo più conferenze stampa, non rilasceremo più dichiarazioni, ci limiteremo, quindi con oggi io personalmente chiudo e manterrò questo impegno, semplicemente parleranno i nostri avvocati. Già questa mattina sono stati presentati due ricorsi al TAR, credo che nei prossimi giorni seguirà un'azione di tipo penale, una volta chiuso l'analisi della situazione col nostro penalista, dopodiché credo che la via debba essere solo e unicamente giuridica. Da questo punto di vista io mi rivolgo con forza a Zuccaro perché, primo, se ci sono intercettazioni le faccia uscire tutti, mi sembra assurdo che qualcuno li abbia, altri non li abbiano. Voi pensate che ancora oggi le nostre organizzazioni non hanno gli elenchi dei nostri rivali. I nostri rivali ci lavorano da 2 anni. Io domani presenterò formale richiesta alla Regione Sicilia per avere gli elenchi ufficiali, in caso contrario denuncerò l'assessore, questo lo farò personalmente senza tanti mezzi termini. Seconda cosa, chiediamo che il procuratore Zuccaro si faccia carico di chiedere di ascoltare l'audizione del 14 dicembre dell'anno scorso in cui l'assessore Venturi parlava di aeroporto di Catania, di rinnovo camerale. Lo ha fatto in antimafia, l'audizione è stata segretata. Se venisse ascoltata probabilmente si capirebbe chi e perché ha tramato per prendere il controllo delle Camere di Commercio e della Confcommercio. Ultima cosa, visto che si parla di interessi e ne parla chi dovrebbe tacere perché gli interessi li ha avuti in passato, sarebbe interessante andare a vedere tutti coloro che dalla vecchia gestione dell'aeroporto hanno ricevuto erogazioni di tipo economico. Vediamo se c'è un solo uomo di Confcommercio, vediamo se c'è una sola associazione facente capo a Confcommercio, vediamo se c'è un solo soggetto riferibile a Confcommercio, vediamo se ce ne sono dall'altra parte. Vi inviterei anche come giornalisti di fare attenzione alle firme in fondo, perché se io metto assieme 51, il totale fa 50, se io metto assieme 10.100, il totale fa 10.000, fa 1.000. La differenza è tutta questa, c'è un insieme di sigle che tutte assieme rappresentano sì e no 4 consiglieri camerali. Immaginatevi come dovremmo ascoltarle. Ci si nasconde dietro a sigle, prima erano 30, ora 30 non lo dicono più, Confindustria non c'è, do atto della serietà di Confindustria da questo punto di vista, ho sempre detto che se mai un giorno sarò per poco, come ho sempre detto, presidente di questa Camera di Commercio, la prima cosa che farei è cercare di ricomporre la unione con tutti quelli che vogliono far crescere la Camera di Commercio per il bene dei territori e delle imprese.